Salve a tutti voi, in questo nuovo video parleremo della coscienza collettiva. Ma esiste una coscienza collettiva? Una domanda che ci riporta di nuovo a Jung, il quale riporta nei suoi scritti che i simboli e gli archetipi universali del mondo sono espressione della coscienza collettiva, un codice che l'inconscio riesce a codificare se ne diventa consapevole. Carl Gustav Jung contrapponeva l'inconscio collettivo all'inconscio personale freudiano, ritenendolo condiviso da tutti gli uomini e derivante dai loro comuni antenati attraverso i cosiddetti archetipi. Ovvero l'umanità in particolari condizioni di iperstimolazione, ad esempio stress emotivi collettivi, meditazione di gruppo e così via, riesce a comunicare modificando la creazione stessa. Ma se pensiamo all'universo duale e al mondo concepito modernamente come universo olografico, Jung aveva anticipato i concetti che si ritrovano anche nelle religioni più antiche. La coscienza contiene gli archetipi, cioè le forme e i simboli che si manifestano in tutti i popoli del mondo, in tutte le culture, dall'inizio dei tempi. L'uomo, per meglio dire, proietta al di fuori del suo corpo quello che l'inconscio gli propone per comprendere meglio se stesso, dunque per comprendere meglio il tutto. Solo l'accurata ricerca interiore, il cammino di consapevolezza, porterà a rivelare la luce del tutto. Questo è un concetto che nasce dall'universo duale, l'universo in cui noi viviamo attualmente. Gli archetipi esisterebbero prima dell'esperienza e in questo senso sarebbero innati e istintivi. In altri termini, si potrebbe dire che l'inconscio collettivo è la struttura della psiche dell'intera umanità, sviluppatasi nel tempo, dalle origini della stessa. Esistono studi che dimostrano che le piante, i miceti, comunicano fra di loro. Perché dunque gli esseri umani e lo stesso pianeta non potrebbero comunicare fra essi? O i pianeti fra di loro, i sistemi galattici fra di loro e così via? Abbiamo perso l'abitudine di sentire il mondo, abbiamo perso l'abitudine di sentire noi stessi. La modernità ci porta a un'inerzia, dunque a un accumulo di energia potenziale che se non scaricata adeguatamente porterà l'individuo ad esplodere o ad implodere. Dobbiamo rimparare a ascoltare noi stessi e a riascoltare il mondo che ci circonda. La probabilità che un evento avvenga dipende dalla tua coscienza, specchio della coscienza globale. Non è come agitare una bacchetta magica, ma ognuno di noi ha provato varie volte nella sua vita questo tipo di esperienza, come ad esempio pensare a qualcuno o a qualcosa che a breve si manifesta davanti a voi. Coincidenze? Caso? Preveggenza? La persona cerca sempre un riflesso di se stesso negli altri per comprendersi meglio. Potremmo dire che quelli che non sopportiamo sono quello che in realtà il nostro inconscio non comprende. Quelli che amiamo dimostrano che in realtà essi sono espressione di ciò che ci piace veramente del nostro inconscio e per questo ne siamo attratti. Nel sogno i simboli dimostrano la matrice del tutto e quello che non comprendiamo si materializza con forme che celano il significato della matrice stessa, un po' come imparare a leggere il linguaggio macchina di un computer. Pare che Jung elabori un concetto già presente all'epoca del ricercatore. E in precedenza, infatti, Jung cita in un suo libro l'espressione Representation Collective, termine coniato da Levi Brull nel suo libro nel 1910, Come pensano i nativi. Jung dunque indica che proprio questo concetto egli intende quando parla di inconscio collettivo. Immaginiamo che noi siamo parte del tutto, questo implica che tutto comunica tra di loro, dunque anche la Terra comunica con gli esseri viventi che ospita. Ed il sole e i pianeti comunicano tra di loro. La scienza ufficiale ci fa sentire le vibrazioni emesse da vari pianeti, galassie, pulsar, eccetera. Noi le vediamo, o per meglio dire le sentiamo, come una curiosa serie di eventi, ma se questi fossero espressione di un linguaggio che oggi non comprendiamo, come fino a poco fa non comprendevamo il linguaggio di tanti animali? Le interazioni sottili ci collegano l'uno con l'altro e con la terra stessa. Questo è il postulato essenziale.
Quando la coscienza umana diventa coerente, il comportamento dei sistemi casuali può cambiare. Infatti, una scoperta ingegneristica, cioè quella dei generatori casuali di numeri basati sul tunneling quantistico, cioè questi generatori producono sequenze di 0 ed 1 completamente imprevedibili, appunto casuali. Ma quando un grande evento sincronizza milioni di persone, questa rete di generatori diventa strutturata, ovvero si perde la casualità dell'evento e struttura una serie di numeri con un certo andamento. Ci sono state ovviamente delle critiche anche su questi aspetti, ma se uno guarda i dati inizia a comprendere. Sono stati pubblicati molti articoli scientifici su queste ricerche e i dati sono a disposizione del pubblico, dunque chiunque può verificare e confutare questo esperimento globale. Calcoliamo una probabilità su 1.000.000 che l'effetto sia dovuto al caso. Ma quando analizziamo un evento, potrebbe essere un caso, due eventi, anche questo è un caso, tre eventi e così via. A un certo punto arriveremo che questo non sarà più un caso, ma sarà un evento e non sarà più una probabilità. L'evidenza suggerisce una nosfera emergente o il campo unificato della coscienza descritto dai saggi in tutte le culture del mondo. Appunto questo progetto, il Global Consciousness Project, è una collaborazione internazionale multidisciplinare di scienziati e ingegneri. È un esperimento di parapsicologia iniziato nel 1998 come tentativo di rivelare possibili interazioni della coscienza globale con i sistemi fisici, tenendo presente che prima di questo esperimento sono stati fatti esperimenti di dimensioni più ridotte per osservare gli stessi effetti, motivo per cui fu creato questo esperimento. Vengono raccolti continuamente dati da una rete globale di generatori fisici di numeri casuali situati in 70 siti diversi di tutto il mondo, in qualsiasi momento del giorno, dati che sono verificabili anche sul sito di questo gruppo di ricerca. I dati vengono trasmessi a un archivio centrale che ora contiene più di 15 anni di dati casuali in sequenze parallele, di prove sincronizzate a 200 bit generate in ogni secondo. La coscienza di gruppo su larga scala ha effetti nel mondo fisico. Sapendo questo, possiamo lavorare intenzionalmente verso un futuro più luminoso e più consapevole. Questo si legge sul sito del Global Consciousness Project. Ognuno di noi in ogni istante modifica l'universo e intraprende il cammino di coscienza interiore. È il primo passaggio a questo cammino, come ho detto già in precedenti video, è un'adeguata alimentazione che mantenga, o per meglio dire, che riporti in equilibrio il proprio corpo, facendogli consumare un minor numero di energia. Energia resa disponibile a far funzionare meglio la parte molecolare del vostro cervello. L'alimentazione tossica porta ad un obnubilamento della macchina molecolare, con un eccesso di radicali liberi e non solo. Questo avviene in ogni istante e ci indirizza verso l'obiettivo di un organismo, cioè il più grande che noi conosciamo oggi, cioè che sono le civiltà, per esempio la civiltà occidentale, la civiltà orientale e così via, che fagocitano tutto in cambio di un profitto generato per pochi. Per comprendere questo dovremmo ricordarci il principio della rana bollita, ma questo è un altro argomento che vedremo in un video successivo. Dunque, se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e grazie a tutti voi per seguire questo canale. L'alimentazione è alla base del tutto. L'attività fisica senza eccessi è alla base del tutto. La meditazione riflessiva è alla base del tutto.